Cari amici, benvenuti in questo nuovo video dedicato a Camp Buddy Scoutmaster Season. Io questa scena mi ricordo di averla già vista nella demo di Scoutmaster Season. Mi auguro che sia stata un pochino modificata, perché ricordo molto bene che dopo questo incontro con i ragazzi e durante questa festa un po' natalizia sono successe delle cose, per cui dovevo chiamare Mino e Triton molto presto, perciò temo che questo video non sarà lungo, proprio perché dovevo interromperlo sul più bello per andare a recuperare quei due disgraziati dalla prigione federale in cui sono stati rinchiusi. Ma a parte questo, oh che bello, tutte le luci e le decorazioni sono così carine, rendo la mensa così festiva. Sì, vi ricordo un attimo cosa è successo. Nell'ultimo episodio finalmente la squadra si è definitivamente riappacificata con Emilia e le hanno anche offerto un posto di lavoro nuovo, visto che ha perso quello vecchio perché aveva mentito sul curriculum. E adesso, per festeggiare il fatto che i lavori stanno andando avanti, che la tempesta ha fatto dei danni che però sono stati recuperati, e per festeggiare il fatto che Emilia sta bene, che tutti siamo amici e ci vogliamo bene, c'è la festa organizzata da Yuri. Una festa che è un po' natalizia, anche se in teoria non è ancora Natale, e le persone qui sono ancora vestite, loro, altri non sono così. Beh, andiamo avanti, vi faccio vedere, perché chi non ha visto la demo magari non si ricorda, o anche chi l'ha vista ha rimosso perché sono traumi. Andiamo avanti, non pensiamoci troppo. Allora, che belle decorazioni. Wow, Yuri ci si è impegnata veramente tanto per questo evento, eh? Hey, eccoci qua nel nostro bellissimo party di... Non lo leggerò ad alta voce. Yuri, che cosa c'è? Che ti sei messa addosso? Che c'è? Solo un vestitino festivo per entrare nel mood. Non ti piace? Sì? Well? Bene, visto che è un party natalizio, ho pensato che fosse giusto per calarsi nella parte e mettersi qualcosa di appropriato. Crazy lady. Veramente mancano ancora tipo un paio di settimane alle vacanze di Natale. Il tuo calendario è di nuovo svalvolato, donna, eh? Besides... Una lunga giornata di duro lavoro merita di essere festeggiata. Here. Guardate, ho anche preso i cappellini per tutti. Tenete i cappellini. E tutti quanti so adesso cute. Nel cappello di Natale. Oh, come siete carini. Così tutti quanti siete in tema con le feste. Sì, grazie a Dio è solo un cappello stavolta. Pensavo fosse un'altra scusa per farci indossare dei vestiti sconci. Stupid wolf boy. Dai, non rovinare la festa a tutti, uomo lupo. I costumi sono sempre divertenti. Actually. Beh, in realtà ve ne avrei preparati dei costumi se avessi saputo che c'eravate. Tuttavia, ho dei bellissimi costumi per i nostri Scoutmaster, anche te, Yoshinori. Quello che sto indossando io è soltanto un assaggino di ciò che sta per arrivare. Oh no, Yoshinori si sente già morire. Well? Beh, secondo me stai molto bene, Yuri, vestita così. Com'è galante il nostro Natsumi. A me fa schifo, invece. Io la trovo semplicemente inquietante. Shush! Stai zitto, uomo lupo! Yeah! Beh, in effetti con questo cappello mi sento molto più festivo. mi ricorda quella festa in costume che abbiamo fatto al Camp Buddy l'estate scorsa. Che nostalgia! Sì, lo so io perché Keitaro è nostalgico, perché lui quella serata l'ha conclusa bene, Keitaro, guarda che non sono mille anni fa, sono pochi mesi fa, lo fai sembrare come se fosse 30 anni fa, ecco. Well... sai, il tempo va più lentamente quando non ci vediamo, ragazzi. Comunque sia, devo dire che Yuri è brava a rendere le feste così colorate. Anyway... Potete già cominciare a mangiare il buon cibo preparato da Aiden, che ha un bel vestitino ad aspettarci. Yeah! Oh, finalmente del buon cibo dopo tutto il giorno passato a mangiare spazzatura. Ehi, non è spazzatura, era soltanto fast food, è il mio preferito. Torchhead! Quello stupido testa rossa non ci ha manco provato a cucinare per noi. Stupid! Ti ho già detto che non avevo gli ingredienti. Niente, stupido uomo lupo, non mi aspettavo che saremmo rimasti chiusi in casa per così tanto. E comunque non mi lamento per un po' di pizza in più. Yeah, that's right. Sono d'accordo con Yoichi per una volta, ci serve del cibo nutriente. Sì, ma tu lo fai sembrare uno schifo così, Mister Perfettino. Vabbè, via, sembra che anche voi abbiate avuto i vostri problemi, anche se non capisco una cosa. Non potevano andare a fare la spesa perché c'era brutto tempo e hanno mangiato fast food. Come hanno fatto però a farselo consegnare se c'era brutto tempo? Forse era tutta roba congelata? Non lo so. It's okay. Dai, non è stato troppo male. E come ha detto Hiro, alla fine non eravamo preparati per rimanere bloccati al chiuso. E quindi non abbiamo avuto altra scelta se non quella di ordinare da sport. Ma chi ordina? Mandi un rider col motorino sotto la tormenta di... No, non mi torna questa cosa, ragazzi. Già. Io e mia sorella non siamo dei grandissimi chef. Oh, mangiate quanto volete, ragazzi. Ce n'è per tutti. Vabbè, allora andiamo.
Yuri. Com'è che tu riesci sempre a organizzare queste feste con così poco preavviso, Yuri? Beh, perché abbiamo tante persone e un sacco di risorse per organizzare delle feste. Sono sempre motivata, dopo tutto. E poi ho dei bellissimi scoutmaster assolutamente virili e fortissimi che mi aiutano a spostare le cose e decorare. Oh! Ah sì, a proposito, dove sono tutti quanti? Sono spariti all'improvviso, non li vedo da un po'. Jeez. Ecco dove sono spariti, a vestirsi. Ma questi pantaloni sono veramente corti e veramente stretti. Già, esattamente. Lo conosci, l'uomo focaccina? Ah. Oh no. Me lo dovevo aspettare che io sarei stato l'elfo, tra tutte le possibili varianti di costume che potevo avere. Cute. Secondo me sei carino, mi piacciono le tue zampette. Mi sa che devo metterci un po' di censura io sull'uomo focaccina. Voi non vedrete quello che sto vedendo io. Huh? Oh, ma guardati, Lloyd. Sembri un giocattolino con cui divertirsi. Darius poté giocare con te per tutta la notte. Ecco, vedi, lo sapevo, stanno già ridendo di me. Non stanno ridendo di te, stanno ridendo con te. Sì, vabbè, è facile per te da dire. Tu hai un costume fichissimo. E poi almeno indossi qualcosa di un po' meno imbarazzante. Insomma. E quale sarebbe la parte meno imbarazzante del mio costume? Sembra Willy Wonka, ma detto in un modo più osceno. Lloyd! Ma dai, non essere timido, Lloyd. Vai dritto al pacco dolce che nasconde. Sicuramente sarà pieno di gusto e in taglia extra large. Vai il bastoncino di zucchero. Vabbè, comunque sia. Mi sa che Yoichi aveva ragione sui tuoi costumi inquietanti. Sono sorpresa che tutti siano d'accordo con questa cosa, guarda. Actually... No, guarda, in realtà dopo aver lavorato con Yuri per alcuni mesi un po' ti ci abitui, ma... E vabbè, il nostro Gino è vestito da angioletto e sarà felice, immagino, di questa cosa. Mi piace molto questo evento, Yuri. Mi ricorda di certi filler che mettono negli anime fatti appositamente per i fanservice, cosa che credo sia quest'intera scena, onestamente. I know, right? Vero? Mi piacciono quelle scene, sono come dei buffet caldissimi di uomini bollenti. But... Ma... Non mi aspettavo di essere incluso in questa cosa, io volevo soltanto osservare. Quest'outfit mi sembra un po' contraddittorio, voglio dire, sono un angioletto eppure non ho pensieri puri in questo momento. Sì, ma questo rende tutto più realistico. E poi stai molto bene, ti, come dire, mimetizzi bene con gli altri. Yeah! E adesso Yuri ha cominciato a fare degli strani pensieri a tre con loro, vabbè, lasciamo stare. Puoi contare su loro due se vuoi finire dritto dritto in paradiso. Oh, smetti di farmi questi scene nella testa, mi sta avendo il sangue dal naso, altrimenti solo a pensarci. Yuri, ed è arrivato anche Babbo Natale. Yuri, tesoro, il costume che mi hai dato è un po' troppo piccolo. Immagino che gli stringa sul pacco, sapete, Babbo Natale consegna un sacco di regali. Perché non puoi semplicemente farmi indossare il costume da panda che avevo nell'ultima festa? No. Assolutamente no. Quella è stata un'opportunità sprecata. Avrei potuto farti fare qualcosa di molto meglio, come un lottatore vestito di pelle, un gladiatore, un uomo delle caverne. Ah, quanto potenziale sprecato. Perciò stavolta ho deciso di non rifare lo stesso errore. Perciò ti tieni quello che ti piaccia o no. Uffa, è imbarazzante, soprattutto visto che anche il signor Clermont sarà alla festa. I've never felt so alive. Vestito da pupazzo di neve, carino, almeno lui è coperto, in qualche modo, dai. Mi permetto di dissentire, non mi sono mai sentito così vivo prima d'ora. Erano anni che non mi divertivo così tanto. Mr. Clermont. Oh, signor Clermont. In ufficio sono sempre tutti così formali. Invece qui è bello stare con delle persone che sanno come divertirsi. You see? Visto, il signor Clermont si diverte. Really? Sì, e io faccio un po' fatica a credere che sei vestito da pupazzo di neve. E arriva anche Emilia vestita da Elsa. Sto cominciando a rivalutare la mia decisione di rimanere qui. Emilia! Oh, Emilia, ma stai così bene! Really? Davvero? Yes! Sì! Il costume da regina delle nevi ti sta veramente bene. Finalmente posso vestire anche una donna. It's tolerable. Beh, almeno hai scelto qualcosa che un po' mi si addica. OMG! In realtà dovevo mettermelo io, però penso che sia meglio a te. Actually. In effetti sono colpita, visto che sono tutti costumi economici da qualche negozietto. Hey! Oh, guarda che ho cercato di impegnarmici tanto per cercare di aggiustare i costumi al fisico di ciascuno. E li ho anche modificati tutti per renderli più compatibili con le vostre personalità. Ma ora che ci penso, ma quei bottoni dell'uomo focaccina, ma com'è che stanno incollati su Darius? Non lo so. Io non so dove tu trovi tutto questo tempo, tesoro, guarda. Jin! Ah, non ho fatto tutto da sola, ma ha aiutato anche Jin a pianificare gli abiti. Zitta, non me le dire ste cose che poi la gente lo sa che è vero, eh. Oh, dai, penso che sia un pensiero carino che tu abbia cercato di fare dei costumi per tutti, Yuri. Disse quello che ancora era vestito normale.
Well. Beh, non ho visto neanche Aiden in costume, veramente. Oh. Ah, è ancora lì che pulisce la cucina. Sai, ci ha messo del tempo perché ha cucinato tutto questo cibo all'ultimo momento. Isn't this exciting? Gli ho già dato il suo costume, non vedo l'ora di vedere come gli sta. Ti sei preparata fin troppo per questa cosa, Yuri. Beh, in realtà è dall'ultima festa in maschera che ci sto lavorando a questo evento, ma pensavo che saremmo stati soltanto in quattro. Una volta che poi il progetto è partito, ho aggiunto anche altri costumi, e poi con la vacanza in hotel ho pensato che non ci sarebbe stato tempo. Thank goodness! Ma per fortuna ho trovato un modo di festeggiare comunque, insomma, Yuri era già una vita che voleva fare sta cosa, ha trovato l'occasione, dai. È un peccato che gli scout non abbiano un costume anche loro, però meno male che c'erano almeno i cappellini dell'anno scorso. Comunque sì, basta chiacchierare, Yoshi, vatti a mettere il costume e vai da Aiden. Perché magari Yuri spera che il costume faccia effetto. Yeah! Esatto, non è giusto che tu sia l'unico a non essere in imbarazzo in questo momento. In that case. Va bene, vado. E fu così che si pentì. Visto che non volevo dare fastidio, alla fine sono andato in bagno, mi sono messo il costume di Yuri e poi sono andato in cucina per vedere Aiden. Aiden, sono uno schiaccianoci. E tu sei Yoshi. Una renna. Io questa cosa me la ricordo anche troppo. Wow, cosa ti sei messo addosso? Nulla, la risposta è nulla, è praticamente nudo. Non lo so, Yuri mi ha detto di mettermi questo affare. Sai, i suoi costumi sono veramente particolari. I know, right? Sì, non dirmelo, in qualche modo è riuscito a farne uno ancora più piccolo dell'anno scorso, che fa vedere ancora più cose. Ma veramente è un problema un costume del genere, visto che giri sempre nudo tutto il tempo? Sì, va bene, ok, ho capito cosa vuoi dire, però fa un po' freschetto, ecco. Beh, almeno i tuoi costumi sono sempre, come si può dire, coerenti. Esattamente come l'ultima volta posso tranquillamente vedere le tue grazie senza vergogna. Ah, quindi è quello che stai guardando, signor Schiaccianoci? Per caso vuoi tirarti un po' sul morale? Sai che d'inverno è facile essere un po' tristi? No, non voglio tirare su proprio niente. If you know what I mean. No, voglio dire, non serve mica colpa tua. Anch'io mi sento un po' su di giri dopo tutti questi giorni di lavoro. Allora, ti piaccio? Beh, sembri proprio uno stallone, anche se devo dire che tutte le altre risposte mi piacciono parecchio. Well. Che bello stallone che sei, Aiden. Sì? E se io sono uno stallone, che ne dici? Ti faccio il pieno? Io dovrei essere la renna, ma sei tu quello con il naso rosso in questo momento. But... No, è che, sai, non riesco a non guardarti lì, voglio dire, proprio... Cioè, mi stai facendo impazzire! Come on! E allora vieni qui e apri il tuo regalino. Oh no! No, lo sapevo che questo video sarebbe stato corto, perciò già vi chiedo scusa se questo video è corto, ma non potevamo farci niente, ok? Non potevamo proprio evitarla, questa cosa. E visto che non voglio indulgere nuovamente da sola in questa scena, aspetterò Mino e Triton, anche se tuttavia credo che ci sarà una piccola modifica rispetto all'ultima volta, perché io sto facendo la run con Aiden che fa anche il top ogni tanto, e l'ultima volta invece è stato il bottom, quindi forse rispetto alla prima volta che ho visto questa scena magari i ruoli saranno invertiti, non lo so, non ditemelo, non lo voglio sapere, non voglio spoiler, tanto comunque vada una vittoria perché trascinerò Mino e Triton a fondo con me, che lo vogliano o meno. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo di Camp Buddy Scout Master Season, degli schiaccianoci e delle renne un po' arrapate. Ciao! E sì, preparatevi perché il prossimo episodio di Camp Buddy Scout Master Season sarà da paura. Ciao! Tanta paura. Infatti si avvicina Halloween. Ciao!